ancora Namco 2017, Stanfocal Professional. Roger Willis, di Focal America. I'm a Focal guy. We would like to present the monster. Oh. The microphone, Pierre. Well, I don't really know a whole lot about this guy, but this gentleman right here is a custom shop. 12 Focal speakers in this thing, and it goes to 11. Wow. Yeah. It goes to 11. How's life in Italy? It's nice. Very fun. One day I'm going to make it over there. Absolutely. Yeah. Please call us. Absolutely. Absolutely. Bye. Siamo in diretta. E adesso abbiamo Xavier. C'è Xavier. Hey Xavier. Eccolo. How are you, my friend? Mondiale di Focal. Hola. Say something. Ciao, ciao. Oh, bravo. Ciao, Italia. Well, welcome to our booth. It's very exciting because we didn't launch any motorbike brand, but this one is kind of very really well equipped, as you can see. But that's just for fun. The fun is behind us with the Alphas that you may know. Facciamo un giro appunto a mostrare, fare una panoramica sui prodotti Focal Professional. In questa fiera non è stato presentato niente di nuovo, vero Pierre? Queste sono le Alfa, è la serie Alfa 80, 65 e 50, è la serie più venduta in Italia al momento, è una entry level ma di alta qualità, ha un prezzo veramente molto economico. E quindi poi 5, abbiamo 6 pollici e mezzo e 8 pollici. Sì, 8 pollici, 6 e mezzo e 5. Logicamente amplificate le casse da studio. Sì, sì. Forse avremo una novità a metà dell'anno rispetto a queste casse qui. E invece qui c'è le serie classiche. La serie CMS. Eccole qua. Queste sono le 40. E le 65, le 50 ce l'hanno fregate, scusate. Vuoi dire qualcosa su queste casse in particolare? Queste sono casse molto adatte per il broadcasting fondamentalmente, sono delle casse in alluminio con sempre la particolare tecnologia di Focal nella fabbricazione sia dei coni che del tweeter. Il tweeter è in magnesio alluminio, comincia a lavorare da 1000 Hz come tutte le macchine, diciamo, come tutte le casse della Focal. E il woofer è molto particolare perché è fatto in un cartone speciale ed è tutto spruzzato di micro particelle di vetro, per cui la rigidità è notevole. È tutto fatto per unire la rigidità, cioè per uniformare la rigidità del tweeter alla rigidità del woofer, in modo che ci sia fondamentalmente un allineamento di fase meccanico e non elettronico, cioè non ci sono crossover o particolari, diciamo, apparecchiature elettroniche per allineare tweeter e woofer. Qui c'è la linea professionale e abbiamo le solo 6, le twin 6. Qua cambiamo la costruzione, oltre al legno, diciamo, non è più alluminio, la cassa è fatta in MDF, molto curata esteticamente. Il tweeter è in beryllio, che è il materiale più duro che ci sia in natura, a parte me, e invece i coni sono costruiti in un modo particolare, è un wafer che ha della schiuma fonica all'interno estremamente rigida e all'esterno posteriore, all'esterno anteriore, ha della fibra di vetro, quindi anche qui la costruzione è fatta per allinearsi meccanicamente alla rigidità del tweeter, che è in beriglio. Queste sono le nuove Trio 6, è una cassa che può essere disposta sia in senso orizzontale, come la vedete, ma anche in senso verticale, perché questa parte che Federico sta inquadrando si può girare di 90 gradi. Quindi diventa una cassa verticale praticamente. La tecnologia è sempre la stessa, il tweeter è sempre in beriglio e i coni sono sempre fatti con schiuma fonica e fibra di vetro.
a Buffalo. Qui abbiamo la possibilità di switch, giusto? Diciamo, questa cassa è molto particolare perché sono due casse in uno. Fa sempre parte della serie 6, infatti si chiama Trio 6. Sono due casse in uno perché si può switchare, si può togliere praticamente l'amplificazione delle basse e avere semplicemente questo pezzo della cassa, questo pezzo qui, come, che è tagliato come le NS10, da 90 a 20.000. E questa è l'ammiraglia della serie. C'è coperto, lasciamo. La famosa, grazie Xavier, la famosa SM9, la tecnologia è simile, sempre tweeter in berillio, woofer costruiti, diciamo, nel solito, col solito sistema buffer, ha in più un radiatore passivo ed è una cassa chiusa assolutamente, non ha bisogno di subwoofer. Potete notare che Xavier ci fa vedere il funzionamento del radiatore passivo. Anche questa cassa può essere switchata in due parti. Questo pezzo è tagliato come le NS10, per cui togliendo l'amplificazione delle basse abbiamo un riferimento preciso per il broadcasting o per... Tra l'altro questa è una cassa che viene molto usata nella produzione anche EDM, nel mixaggio, nel mastering di brani di musica elettronica. Steve Aoki, Steve Aoki in studio è... Xavier ci dice due cose. Yes, he has one. And era anche Luca Agnelli, se non sbaglio, Luca Agnelli le ha prese da poco, Coccoluto ce le ha, insomma abbiamo una serie di nutrita di utenti SM9. Ragazzi, vi direi che appunto qui dallo stand Focal Professional al NAMM Show 2017 è tutto. Mi raccomando, tutte le novità dei prodotti distribuiti da Eco Music Group sul sito ecomusicgroup.com. Saluti! Ciao! Pure da Xavier che è di spalle. Sì. Aspettiamo un attimo che appunto Xavier? Sì. Say ciao to the guys. Ciao, ciao! See you very soon! Ciao a tutti, a presto per un'altra diretta.